consigli comunali aperti, evacuazione di centinaia di persone, case abbattute, danni incalcolabili all'economia della zona, dramma e paura in tante famiglie, servizi televisivi e tanti articoli spessi inesatti e solo tendenti al sensazionale. È impossibile, per chi non l'ha vissuto direttamente, immaginare il clima e la tensione di quei mesi per la gente di Seveso e dei paesi vicini. Behind these trees, ICMESA was situated. Then, it was the property of Givaudan, a subsidiary company of the Swiss chemical giant Hoffman-La Roche. In 1976, after the release of dioxine into the Seveso air, the plant was demolished, together with many houses in the neighbourhood. A few homes remain, but the people who live here haven't yet come to terms with the past. Abitava qui quando è successo il disastro. Senta, ormai è passato 20 anni, 20 anni. E le cose brutte vogliamo dimenticarle, non scorrere più niente. Perché le famiglie non vogliono parlare di questo? Quello che abbiamo passato. Era svantaggiosa per tu il disastro. Hai perso dei denari? Eh? Hai perso dei denari? Hai perso il marito. It was in Seveso that mankind was confronted with dioxine for the very first time. It is one of the most dangerous poisons ever conceived by man. Animals died from inhaling the fumes. The effects of dioxine on man were less obvious at first. It was only after 2 weeks that the authorities decided to evacuate the people. Yet even then, nobody knew quite how dangerous it was. Era quasi mezzogiorno e abbiamo sentito come uno scoppio, così, non sembrava grosso. E poi abbiamo visto questa nuvola che si alzava, bianca, e si è sentito puzza di, come di acido. Basta, al momento è sembrata solo una cosa così, senza importanza. Ecco. Poi basta, al pomeriggio non si sentiva più nessun odore e nessuno ha saputo niente, ecco, basta. Che cosa avete fatto? Niente. Io era di sabato, mi sembra, sono andata al lago con degli amici. Era già in programma la cosa, non è successa perché c'era questa nuvola. Cioè, era già in programma e siamo andati. Basta. Alla sera avevo qui gli amici, abbiamo fatto la cena. Nessuno parlava della diossina, di quello che era successo, perché non si sapeva niente. For Emanuela Dianin, it is hard to understand why the people of Seveso are still, even today, kept in the dark about the disaster. Non c'è stata grande informazione, quello no. Non c'è ancora, non si sa ancora bene se ci saranno conseguenze un domani per quelli che erano stati colpiti, eccetera, se le case sono sicure al 100% di quelle che erano state. Dopo 3 anni, dopo successo lo scoppio della diossina, non sono più stata chiamata per il controllo degli esami dei bambini e di noi. It may take another 10, 20 or even 30 years before science establishes the exact effects of the dioxine disaster. The research is complex and it can take many years before the effects of dioxine emerge. For many years now, Professor Crossignani of the National Cancer Institute has taken special interest in the case of Seveso. It was in 1993 that the first and only study into the development of cancers in the Seveso region was published. The results were remarkable. Inhabitants of Seveso are 6 times more likely to develop cancer. But even this news, which was published only in specialized magazines, never reached the people of Seveso. Normalement, ce qui arrive, c'est que le savant publie sur des revues. Mais à ce moment-là, normalement, ce qu'ils font seulement, c'est de s'arrêter. C'est de ne pas, disons, retourner à la population qui a été le sujet de l'étude, l'objet parfois de l'étude, et lui dire, alors ça, il y a ce risque, vous pouvez faire ça, ça et ça. Normalement, ce qui arrive, ce qui pour un savant est suffisant, c'est simplement de dire, bon, ça c'est l'article, ça entre dans mon curriculum et ça c'est tout. Je ne sais pas même si la population a été informée de l'étude.
It isn't only the general population of Seveso who are kept in the dark about the toxic danger to their health. Il problema è che manca proprio l'informazione non solo alla gente, ma anche a noi medici, e questo è il problema grosso. Noi siamo in attesa dei risultati epidemiologici, ma questi ci arrivano col contagoccia. Noi medici però, per poter fare un'azione di prevenzione, dobbiamo sapere quali tumori, di quanto sono aumentati e soprattutto cosa dobbiamo fare per prevenire, per evitare che i problemi possano ampliarsi tra la popolazione e prevenire questi casi, insomma. Il faudrait qu'ils si réunissent, qu'ils pensent, qu'il ait un bon rapport avec les savants, qu'ils soient informés et tout ça. The crisis has brought the 11,000 inhabitants of Seveso together. They have mounted a campaign demanding compensation from Givaudan, a subsidiary company of Hoffman-La Roche. Since 83, the committee has been entangled in court battles with Givaudan. They are still waiting for a final verdict. In Italia, patria del diritto, i Romani, eccetera, oggi non c'è più la certezza del diritto. C'è la certezza che la facciano franca i mascalzoni. E i signori della Givaudan nei nostri confronti si sono comportati da arroganti, mascalzoni, prepotenti ed imbroglioni. The Swiss Hoffman-La Roche has refused to comment on these allegations made against them. They claim that the compensation has been paid, citing the payment of some £80 million of damages paid to the Italian authorities. Però non nei confronti di quelli che dicono che noi vogliamo mungere la vacca svizzera. Noi nei confronti di quella gente diciamo che le vostre vacche sono venute a cacare in Italia. Mi sono spiegato. E io ricordo bene che quando un responsabile della Givaudan, trovandosi in tribunale, al quale fu chiesto perché non avete prodotto il triclorofenolo in Svizzera, spudoratamente disse: in Svizzera non abbiamo luoghi disabitati ove poter produrre il triclorofenolo. Nei confronti di quella gente non ho rispetto. Su quella scala lì sono salite 11.000 persone per firmare, non solo per i soldi, ma anche perché erano veramente arrabbiate contro la Givaudan. E c'era tutto il cortile pieno di macchine e di persone che sono salite su quella scala lì. Era un casino bestialito, una cosa impressionante. E lì dentro c'era mio papà che non si accorgeva di niente del casino che succedeva fuori. This is the only physical evidence that the ICMESA plant of Hoffman-La Roche really did exist, a wall and a street name. The area where the plant once stood is now filled by sports facilities, funded by the compensation the authorities received from Hoffman-La Roche. Here, on the site of Seveso's disaster, the future football stars of AC Milan will begin their training. Elsewhere, the authorities used the money to plant a huge oak forest. Houses beneath the path of the toxic dioxin cloud have been destroyed. Little remains in the neighborhood where the chemical plant once stood. Nel punto dove siamo ora, circa 20 anni fa, prima dell'evento della diossina, qui c'erano un gruppo di case e una strada, un gruppo di case abitante da circa 700 persone. Ecco, queste case sono state demolite, le macerie sono state depositate all'interno di una discarica che andremo a vedere più tardi, così come i primi 30, 40, 50 centimetri di terreno. Unknown to much of the population, remains of the plant and the abandoned houses still lie hidden under the forest. The woods are, for this reason, seldom open to the public. A tunnel which runs through the woods controls the dioxin danger on a continuous basis. Sì, questo è un tunnel, in questo momento siamo sotto la vasca in cui sono contenuti, sotto la discarica in cui sono contenuti tutte le macerie delle case abbattute, il terreno asportato dall'aria inquinata, i cadaveri degli animali morti o abbattuti e appunto sono qui sopra di noi, sono circa 200.000 metri cubi di materiale. Attraverso questi tunnel si può fare il monitoraggio il controllo dell'acqua, di percolato di questo materiale. Quindi attraverso questo tubo viene pompata fuori l'acqua,
attraverso questo rubinetto viene fatta, viene controllata appunto mediante analisi chimiche l'eventuale presenza di diossina. Se l'acqua è inquinata, si procede all'impianto mediante l'impianto di bonifica alla sua pulizia. La parte, diciamo, pulita viene pompata all'esterno, mentre la parte ancora inquinata viene ricacciata dentro nella vasca. Seveso's contamination is deeply ingrained. 20 years after the disaster, residents of Seveso are still testing their soil. Antonio Colombo regularly takes samples of contaminated soil in the hope of getting compensation money. For 20 years, he has held on to this hope and his dream of opening a garden centre. But without the money of the Swiss multinational, he cannot look to the future. Okay, tiro, bravo. Tol tappo sotto, no, tappo sotto subito. Questo è una cosa ignobile. È una cosa che non è concepibile da mente umana. Io ho sprecato una generazione di lavoro per dire le mie ragioni, confortato dalle sentenze dei tribunali. Loro si beffano, se ne ridono delle sentenze dei tribunali. Hanno la capacità economica e il potere per poter distruggere le famiglie. Ma io questo devo dichiarare alla gente, che oggi distruggono la mia famiglia nella inerzia della gente, domani distruggeranno altre famiglie con l'inerzia della gente. Bisogna che maturi da parte delle popolazioni europee una consapevolezza per quanto riguarda i disastri ecologici. Bisogna che maturi una consapevolezza per frapporre una realtà morale e sociale a una realtà economica delle multinazionali. Liberaci, Santo Spirito, da una multinazionale che ha distrutto, da una scienza che ha negato la vita. Fa, o Santo Spirito, che non succedano mai più nel mondo disastri come quello che abbiamo vissuto noi a Seveso.